Siamo a Reggio di Parma nella sala intitolata Romano Gandolfi e la sala prove del coro e dell'orchestra del teatro e incontriamo uno dei personaggi più amati, più popolari e conosciuti della lirica del nostro tempo. Grazie Michele Pertusi. Grazie a voi. Noi ci conosciamo da tanti anni e come facciamo abitualmente nelle nostre trasmissioni, quando siamo abituati a darci del tu, manteniamo comunque questo rapporto e credo che non mancheremo comunque di rispetto ai nostri spettatori. Michele Pertusi è da tanti anni un beniamino del pubblico ed è uno dei basso più importanti, più conosciuti a livello internazionale. E voglio partire proprio rendendo omaggio a un grande basso cremonese di cui tra l'altro ricorre i 20 anni della morte, Giuseppe Modesti, chiedendoti se tu l'hai conosciuto personalmente o comunque come grande voce del passato e se sì, se in qualche maniera ha potuto rappresentare magari un modello per te il grande Giuseppe Modesti. Giuseppe Modesti io non l'ho conosciuto di persona, ma ho conosciuto i suoi familiari perché non molto tempo fa feci una serata dedicata proprio a Giuseppe Modesti a Cremona. E Giuseppe Modesti fa parte di quella categoria che io definisco i grandi bassi della tradizione italiana, sì. E che hanno avuto anche carriere importanti, sebbene non magari di primissimo piano, come possiamo ricordare magari Cesare Siepi, Ezio Pinza, Tancredi Pasero, che hanno avuto anche più, diciamo così, fortune, oggi si direbbe mediatiche. Sì. Però sono stati quei bassi che hanno veramente portato la loro arte nella grande tradizione dell'opera italiana, questo modo di cantare così fluente, suadente, sempre attento alla qualità del suono, quindi anche con una tecnica molto molto scaltra, molto forbita e una preparazione musicale straordinaria, tanto che la sua carriera alla Scala l'ha visto anche in produzioni molto importanti. Beh, storiche. Storiche ormai. Sì. E quindi un basso che è fonte di ispirazione, sì, perché il modo di cantare è in qualche modo è molto vicino a quello che io immagino che debba essere un artista con la voce di basso. Grazie per l'omaggio Modesti, adesso parliamo soprattutto di Michele Pertusi. Questo concetto che tu hai espresso lo localizziamo ancora di più, perché tu sei parmigiano e qui ci troviamo insomma in quello che è il luogo, il tempio della lirica italiana e internazionale, dove tutti in qualche maniera sono i depositari, sono tutti melomani, sono tutti esperti, tutti in qualche maniera sanno cosa significhi il bel canto, per cui mi piace approfondire con te questo concetto, cioè cosa significa cantare Verdi a Parma. E in qualche maniera tu ti senti un ambasciatore di questa tradizione e di questo concetto della parmigianità legato ovviamente alla lirica. Io devo fare un piccolo inciso così per capire sì, il contesto. Un po' la mia storia. Sì. Allora io da ragazzo, da bambino, i miei nonni prima e i miei genitori successivamente avevano un'attività commerciale qui nel cosiddetto mercato della Ghiaia, sì. Avevano un'attività, facevano i commercianti di calzature. Io da bambino trascorrevo molto tempo in questa piazza, che era di fatto una piazza del mercato permanente, adesso è molto cambiata, ma insomma. Ed è
a due passi dal Teatro Regio, sì. Sono a 100 metri qui dal dietro. Teatro Regio. Esatto. Quindi io venivo qui, allora si poteva anche dare due calci al pallone, no? Di fianco al teatro. E quindi qualcuno mi diceva, qui si fanno le opere, qui entrano gli artisti, qui c'è... E ho cominciato a respirare questo tipo di atmosfera. Quando io finivo la scuola andavo a respirare un po' la nebbia del centro di Parma e quindi anche l'atmosfera che si respirava al Teatro Regio la facevo mia. Poi ho cominciato a frequentare il teatro perché io vengo comunque da una famiglia di melomani. Mio nonno era un baritono dilettante, naturalmente lui faceva era barbiere, figa. Sì. E si dilettava, anche conosceva anche la tecnica, era amico di cantanti. Mio zio, il fratello di mio nonno, era truccatore qui al Teatro Regio. Quindi è molto amico con Filippeschi, per esempio, quindi c'è stato tutto una, c'è stato un background, sì, in qualche modo favorevole. E quindi ho cominciato poi a frequentare i loggioni, il famoso loggione. Io mi reputo un ex loggionista, sì, prima che cantante, no? Quindi ho visto spettacoli, ho visto serate turbolente. Non mi piace la definizione che molti adesso danno, che il pubblico di Parma è comunque ignorante, perché... La cultura dell'ascolto che ha il pubblico di Parma io non lo riscontro probabilmente in nessun altro teatro se non alla Scala. Quindi poi si può discutere del tipo di cultura dell'ascolto, no? Perché magari viene da una formazione di frequentazione del teatro che prevede una tradizione che forse oggi può essere anche messa in discussione. Però io ho conosciuto vecchi loggionisti che purtroppo adesso per ragioni anagrafiche non ci sono più, ma che avevano non una conoscenza accademica ma una conoscenza istintiva del melodramma portata proprio dalla cultura dell'ascolto, cioè l'avere confrontato grandi cantanti e sentiti dal vivo. Quindi io ho conosciuto gente che ha sentito Gigli, mio nonno aveva sentito Gigli per esempio, aveva sentito Pertile. Ha sentito quelli bravi, insomma. Quindi ha sentito quella tradizione, quella grande tradizione del canto italiano, che prima si parlava dei bassi, ma che abbiamo avuto anche con i grandi baritoni, i grandi tenori, quella tradizione che rendeva in qualche modo, se vogliamo usare questo termine, magico il mondo dell'opera. Quindi io non sarei così tranchant sui giudizi dati a un pubblico. Certo, poi il pubblico è cambiato, perché sì, oggi non mi ricordo esattamente, ma i loggionisti storici ormai sono rimasti in pochi. Uno degli ultimi è questo che chiamano Gigette Mistrali, no? Che ancora frequenta, nonostante adesso io non so quanti anni abbia, ma non è più un giovanetto, ma comunque frequenta il teatro ancora. Poi forse qualcun altro che mi sfugge. Però il grosso ormai di quella tradizione dei loggionisti non c'è più. E se non altro è cambiata, perché poi c'è stato a Parma, più che in altre realtà, un cambio generazionale del pubblico. Però il pubblico è cambiato perché allora si veniva all'opera, l'attrazione più importante, la maggiore attrazione era l'opera. Adesso ci sono molte altre forme di spettacolo, dalla televisione al cinema, al musical, il teatro, anche il teatro di prosa, voglio dire, ha avuto un'evoluzione in questi anni, quindi il pubblico si è un po' disperso, ma non solo come numero, ma si è disperso anche come mentalità all'approccio di un'opera, all'ascolto di un'opera. Quindi sono discorsi interessanti. Sì. Tu sei visto come uno di loro, oppure qui insomma, hai una doppia responsabilità? Sarebbe come se la Ferrari, e lo sta cercando da tanti anni, avesse un pilota modenese o italiano, oppure cioè, pretendono il doppio da te, oppure c'è un senso di appartenenza, nel senso ti vedono appunto come uno di loro? Ma bisogna partire dal presupposto che un cantante, un artista che si esibisce, ma può essere un pittore piuttosto che un direttore d'orchestra, qualsiasi mestiere che prevede l'esibizione, non si può pretendere di piacere a tutti. Però io qui sono amato, sono apprezzato e questo mi va bene. Però è anche vero che non devo calcare la mano su questo. Sì. Cioè, voglio dire, la mia responsabilità è comunque quella che ho anche in altri teatri, cioè di cercare,
con le mie qualità, poche o tante che siano, di rendere un tipo di scrittura e comunicare qualche cosa, un sentimento, un messaggio, un linguaggio. E a Parma è un po' diverso perché comunque finite le prove vado a dormire nel mio letto, vado a mangiare con la mia famiglia, cosa che non posso fare quando sono all'estero. Quando sono in teatro conosco tutti, di questo teatro conosco ogni angolo, quindi è una cosa un po' particolare, questo sicuramente. Però la responsabilità, diciamo che è sovrapponibile a quella che ho come artista che si esibisce in tutto il mondo, insomma. Certo. Ecco, tra l'altro voi adesso tu sei reduce da un'edizione di Nabucco qua al Verdi Festival di grande successo. Hai molte, penso una dozzina almeno di opere di Verdi in repertorio e il range va proprio da primo grande successo Nabucco all'ultima opera Falstaff. Sì. E però c'è tanto Rossini di cui sei un interprete di riferimento. Proseguendo, poi giocando ovviamente nella retorica di prima, il fatto che tu sia un grandissimo interprete di quello che in qualche maniera nell'Italia dei Coppi e Bartali è visto come l'alter ego di Verdi, anche qui è visto un pochettino con pregiudizio qui a Parma oppure no? No, io credo di no, anzi, io ho cantato anche Rossini a Parma, sì. Turco in Italia, Italiani, sì, in Algeri, e Pietra del Paragone, sempre con grande successo, anche non solo personale, ma proprio della musica. No, no. Anche Puccini è apprezzato molto qui a Parma. Sì. Cioè, e poi Verdi è un po' Rossini il figlio si stimavano della terra, dopo assolutamente. Lui. Beh, se vogliamo entrare proprio in un discorso solo accennato che riguarda un pochino la storia, si parlava anche col maestro del coro, il maestro Faggiani, di, sì, Guglielmo Tell, per esempio. Sì. Guglielmo Tell, ci sono molti, molti stilemi che poi Verdi, assolutamente, dico che copierà perché non è la parola giusta, ma ha preso e rielaborato, ma che derivano da quell'idea compositiva. Poi c'è la grande differenza da Rossini a Verdi, che Rossini rimane sempre al di qua del dramma. Rossini non si spinge mai oltre, è più una musica contemplativa. Sì. Mentre Verdi, con la musica di Verdi, si entra nel dramma. Però veramente l'abbiamo appena sentito noi a Cremona, lui ha dato il là alla stagione romantica e poi ha detto adesso andate avanti esatto, è quello che stavo dicendo, cioè il Guglielmo Tell è stato veramente un'opera capolavoro e siamo d'accordo, sì, ma è stata un'opera veramente spartiacque. C'è chi la definisce la prima opera romantica, c'è chi la definisce l'ultima opera neoclassica, però comunque è stato, diciamo, come in tutte le grandi diciamo così, scoperte o riforme, chiamiamole, c'è stato un prima e un dopo. Sì. Quindi il prima di Guglielmo Tell, il melodramma italiano, aveva delle caratteristiche. Dopo il Guglielmo Tell si è cominciato a pensare ad altre soluzioni che proiettavano il melodramma stesso nel futuro. E Verdi di questo è stato un esponente straordinario, che la sua lunga carriera ha impedito poi di avere degli epigoni. Verdi di fatto non ha avuto epigoni, perché Puccini poi, che possiamo definire un compositore che ha cominciato nella parabola discendente di Verdi, in realtà è un'altra stagione, mondo. Un'altra cosa, certo. A proposito di lunga carriera, la tua è già una lunga carriera, pur essendo tu ancora giovane, ma perché appunto stavamo segnando un po' i confini del tuo repertorio, che poi non è così confinato, anzi, nel senso c'è molto Rossini, molto Verdi, però tu hai saputo, come si dice, gestire molto bene il tuo mezzo. Questo rispetto a tanti cantanti di oggi e non solo, che hanno avuto carriere più corte, è frutto di una gestione oculata e voluta anche dal punto di vista della sapienza di colui che conosce i propri confini e li sa portare avanti nel miglior modo possibile? Io credo di essere un artista, un cantante che sa conoscersi, e non è facile, però anch'io ho i miei difetti, nel senso che a volte o non ci si conosce abbastanza o non ci si fida abbastanza delle proprie capacità, però diciamo che la conoscenza di quello che si fa, di quello che si sta facendo, è molto importante. Ma soprattutto
io ho attraversato un periodo, ho cominciato molto giovane la carriera, quindi ho attraversato un periodo di passaggio dalla cosiddetta vecchia generazione, che c'erano gli ultimi rigurgiti di quella che è definita l'epoca d'oro del bel canto, del canto italiano, e mi riferisco a persone con cui ho avuto a che fare, con cui ho cantato, Alfredo Kraus, Carlo Bergonzi, che è stato mio insegnante, quindi ho avuto insomma dei contatti anche umani che mi hanno fatto capire certi percorsi. Io mi sono accorto che oggi, diciamo, in pochi anni, no? Nel giro di 25, forse neanche 20 anni, il mondo è cambiato. Noi abbiamo un mondo oggi che tende a bruciare, che tende quasi di concetto toscaniniano, sì. No? La corsa alla morte di Violetta o di Mimì. Quindi qualcosa che si brucia. Sì. E allora diventa difficile gestire una carriera che comunque, volente o nolente, ha bisogno di tempi, che sono non solo tempi per affrontare una carriera, ma tempi anche per preparare una carriera. Io ho cominciato molto giovane, forse non ero ancora preparatissimo, però è cominciato, avevo già a 19 anni una sorta, chiamiamola così, di dote, di maturità o finta maturità, non lo so, per cui mi è stata data fiducia. Ma non nascondo che nello sviluppare la mia carriera nei primi anni ho avuto dei problemi, sì. problemi tecnici da risolvere, quelle mezze misure, no, della sicurezza tecnica, così anche della musicalità, non riuscivo a esprimere, forse dato anche, forse quando si è giovani magari si ha qualche remora, qualche inibizione, qualche timore. Allora ho preso i miei spazi e ho cercato di... Poi è chiaro che c'è anche una componente di... Perché nella vita a volte le cose vanno come devono andare, senza porsi molti perché, sì. Molti però. E la mia carriera è andata così. Altri miei colleghi hanno avuto problemi, si sono fermati, non sono riusciti a sviluppare forse una carriera di primo livello. Io forse ho avuto la fortuna di avere, intanto, tocchiamo ferro, una salute di ferro, che questo è importante. E poi una cosa che io, nei pochi master che mi è capitato di tenere con degli allievi, visto che sono dell'opinione che in 4-5 giorni non è che uno può imparare a cantare o chissà quali insegnamenti puoi dare, però puoi dare degli input. Io ho capito che se tu hai una sicurezza, e parliamo anche forse, anzi senz'altro, di sicurezza tecnica, hai anche meno tensioni. Cioè quello che tu sei sicuro di fare in quel modo non ti mette pressione. Quindi cosa succede? Che se un cantante non è in pressione può avvicinarsi alla resa migliore. Mentre se un cantante ha problemi tecnici, che non sa se quel suono gli riuscirà, che non sa come fare se avrà un problema, che non sa come fare ad affrontare, diciamo così, il mestiere, ma nello specifico quella recita, quel ruolo, andrà in scena con delle tensioni. La nostra caratteristica è quella di dare al pubblico, chi ci ascolta in generale, un'idea di affidabilità, di standard, non da 100 tutte le sere e poi non fai 100 e poi la sera dopo 20, ma un 75-80 costante. Certo. Allora, tu hai usato prima l'espressione c'è il rischio di bruciarsi e gli antichi greci l'hanno trasformata in mito, e c'è proprio il mito di Icaro che si brucia le ali, insomma, che è un mito sempre di grande attualità, soprattutto nel mondo della lirica, dove ci sono anche molte sirene. Io immagino che tu nella tua carriera ci sono tante sirene che avrebbero voluto farti fare dei ruoli che poi, chissà perché, come tutte le cose che attirano, come diceva Oscar Wilde, i vizi, no? Sono quelli più belli a cui non si può dire di no. E avrei dovuto fare delle rinunce. Ce ne sono state di queste sirene che ti hanno proposto ruoli di Puccini, magari in cui nei teatri pagano di più e in cui avresti avuto più popolarità, e se ce n'è qualcuno effettivamente che ti ha lasciato, insomma, un po' di rimorso e che tu
nella tua seconda vita artistica vorresti fare, ma anche per curiosità, perché è un ruolo che ti affascina? Se devo dire la verità, poche volte ho dovuto dire no drasticamente perché mi veniva proposto un ruolo che non reputavo giusto per la mia voce. Sì. Diciamo che è successo una volta proprio con una Zaccaria nel Nabucco molti anni fa e non ero pronto, ed è successo anche con Gianni Schicchi, il periodo che io cantavo Falstaff, che adesso non canto più. Mi fu proposto anche Gianni Schicchi e dissi di no perché ritenevo che fosse un ruolo troppo oneroso per le mie possibilità. Col senno di poi forse avrei potuto anche accettarlo, che non succede nulla, però ho reputato che forse era la soluzione migliore. Per il resto no, perché per la verità quando io sono entrato nel giro della carriera con teatri importanti eccetera, la mia carriera si è improntata nella prima parte su Mozart, molto Mozart, con Zubin Mehta, con Georg Scholti, con Daniel Barenboim, e quindi un Mozart diciamo anche a livello grande, a livello sì, importante. Poi si è instradato molto su Rossini, perché tra l'altro era il periodo in cui si facevano tanti titoli di Rossini, c'era il Rossini Opera Festival sì, di Pesaro, come c'è ancora del resto, che presentava le novità, presentava la prassi esecutiva che cambiava, che stava cambiando, no? Quindi all'epoca, parlo dei primi anni 90, avevano la necessità di avere la cosiddetta seconda generazione dei cantanti rossiniani, cioè la prima generazione è stata quella dei Remey, delle Horn e Sutherland addirittura ancora prima, artefici della Rossini Renaissance, che comunque è stata importante, perché poi la seconda generazione è quella che ha in qualche modo, non dico cambiato perché diventa un po', però ha esplorato un altro modo di eseguire Rossini, un altro modo di approcciare le variazioni, le cadenze eccetera, e che è durata per quel periodo, diciamo fino all'inizio degli anni 2000. Poi ci sono state le nuove generazioni, che anche lì, facendo tesoro, naturalmente ogni generazione ha fatto tesoro di quelle precedenti, no? Per cui si è creato, e così Rossini Opera Festival è diventato un riferimento esecutivo anche per le produzioni rossiniane che si fanno al di fuori del festival, e quindi la carriera poi con questi exploit al Rossini Opera Festival, mi riferisco alla prima e la seconda Semiramide, al Maometto II, ecco quegli anni 92, 93, 94 e il Guglielmo Tell del 95, tutti i teatri hanno cominciato a chiedermi Rossini, nuove produzioni, dall'italiano in Algeria al turco in Italia, poi insomma ho cantato tutti questi ruoli, addirittura l'italiano in Algeria, se non sbaglio l'ho fatta due volte alla Scala, no? Quindi il Turco in Italia è stato il mio debutto alla Scala, che, per il quale hai vinto, quindi, anche sì, premi importanti, ho vinto il Gramophone Award, sì, insomma per il disco con l'orchestra della Scala diretta da Scegli, con Cecilia Bartoli, Alessandro Corbelli, Roberto De Candia, insomma un cast, Ramon Vargas era tenore, che anche lui cominciò i primi ruoli rossiniani, quindi la carriera è venuta così. Non è stata una carriera di scelte vere e proprie, ma è stata una carriera che mi offrivano quel tipo di ruolo, quel tipo di ruolo mi dava un risultato e quindi la carriera è andata. Poi naturalmente non ho mai abbandonato, per la verità, Verdi, io ho sempre inframmezzato anche delle opere di Verdi, poco, però cantavo magari Luisa Miller, cantavo Lombardi, ecco, ho messo tanto per tenere la voce sempre un po' allenata sul legato, perché purtroppo Rossini ci sono molte colorature e i legati non sono proprio quelli che fanno sviluppare il canto fluente. Rossini ha sempre delle insidie virtuosistiche. E studiavo nel frattempo, perché io da grande voglio fare le opere di Verdi, dicevo fra me e me, perché io ero consapevole che diciamo il repertorio rossiniano prima o poi l'avrei dovuto abbandonare, perché dopo attorno ai 40-45 anni si cambia fisicamente, quindi si perde
quasi inevitabilmente, soprattutto le voci gravi, perdono quel filo di elasticità e di muscolatura esplosiva che bisogna avere per cantare Rossini, e quindi è per quello che poi ho comunque mantenuto in repertorio ed eseguito diverse volte anche opere come Sonnambula, Puritani, Norma, che diciamo fra Rossini e Verdi avvicinano più, certo, un repertorio di canto spianato, sì, ecco, un fraseggio diciamo così, più... per capirci, un fraseggio più largo, sì, e più lungo. E quindi la Sonnambula, che ho portato anche quella in tutti i maggiori teatri del mondo, insieme anche ai Puritani, ecco, mi ha cominciato a portarmi verso quel tipo di repertorio che poi ho affrontato relativamente tardi, attorno ai 50 anni, 47, 40, dai 46 ai 51 ho debuttato ruoli tipo Fiesco, poi ho messo in repertorio quasi definitivamente Zaccaria del Nabucco, Macbeth, ecco, certo, i grandi ruoli, e Filippo II. Bene, ecco, questo finale come inno d'amore a Verdi ci permetterà di uscire indenni e incolumi dal Teatro Regio e di raggiungere le nostre abitazioni, ma a parte gli scherzi e le battute, tante grazie a Michele Pertusi. Grazie a voi. È stato un incontro molto interessante, e magari, perché no, ti aspettiamo a Cremona per celebrare ancora la figura del nostro grande concittadino Giuseppe Quando Modesti. Volete. Grazie. Grazie a voi.